che devi far. Tutto si può ritrovar, nulla è per sempre perduto. Apri le ali e inizia a volar, e dal cielo lo vedrai. Perché nel cielo il sole brilla ogni mattina, e la speranza nel tuo cuore resterà. Allora, che cosa succede, Guido? Non mi saluti? Josie. Così tu sei Martin. Molto piacere. Io sono Guido. Ciao, Guido. Ciao. Martin, lui è Guido. Gli ho parlato tanto di te. Beh, spero che ti abbia parlato bene di me. Sì, molto bene, non c'è dubbio. Non c'è bisogno di mentire, Martin. Per favore, Guido, ora non cominciare. Dai. No, certo, hai ragione. Io vado da fare a casa e si sta facendo tardi. E poi sei in buona compagnia. È stato un vero piacere, Martin. Ciao, Giusy. Ciao. Che momento. Per fortuna è passato, ora vi conoscete. Sei ancora qui, Martin? Sì, Giusy, sì. Sì. Scusa, Leandro, ma non capisco che cosa stai dicendo. Cos'è che non capisci? Voglio soltanto sapere la verità, se sono o non sono il padre di Babi. Vuoi fare un test del DNA? Sì, esatto. No. Non permetterò mai che a Babi venga fatto quell'esame, non lo permetterò. È l'unica cosa che può provare in questi casi. A me non interessa che cosa prova o che cosa non prova. Ho cresciuto mia figlia da sola, senza un padre, senza alcun problema. Non ti ho chiesto di mantenerla né di riconoscerla, ti ho solo informato, ti ho messo al corrente della situazione, nient'altro. Ah, davvero? E che cosa dovrei fare? Restare così, fermo, a braccia conserte? È questo che vuoi? No, io pretendo che Babi non venga a sapere la verità. Perciò mantieni la parola data e comportati come un uomo. Fabio! Fabio! Fabio, stai bene? Fabio! Fabio! Come stai? Fabio, stai bene? Sì, tanto che te ne importa, sto bene. Sei davvero incredibile. Né tua madre in carcere né l'incidente sono riusciti Guarda a cambiarti, vero? Il tuo viaggio in Spagna ti ha reso sciocco e insensibile. Io invece non ho capito bene se ti sia storto il rettilineo o ti si è raddrizzata la curva. Ragazzi, adesso state veramente esagerando. Sì. Fatemi il favore, andate. Sì, è vero, andate. Perché non ce ne andiamo? Se questo fenomeno del volante risale sul carter, magari ci mette pure sotto. Andiamo. Sì. Beh, ora andatevene o qualcuno può farsi male. L'unico che si è fatto male è il tuo kart. Guardalo, non credo che troverai la forza per rimetterlo a nuovo, sai? Su, basta così, ragazzi. Andiamo. Andiamo. Lascia stare. Sì, forza. Aspetta un po'. Fabio! Fermati! Sai una cosa? Lo aggiusterò e ti dimostrerò chi è il migliore in pista. D'accordo, non vedo l'ora di farti fare un'altra figuraccia. Non vedo l'ora, campione. Piantala. Campione. È meglio se ve ne andate. Sta fermo. Lascia che se ne vadano. Questi. Si sposano. Riesci a crederci, Sol? Sei felice? Sì, sì, sono molto felice. Perché sono successe così tante cose tra mia madre e mio padre prima di arrivare a questo. Ora che ci penso, no? In realtà la storia dei tuoi sembra quella di una favola. Sì, è vero, sì. Perché fino a poco tempo fa tutto faceva pensare che si sarebbero separati. E invece ora... È come se si fosse realizzato un sogno. Per me è un sogno avere una famiglia. Però, Patty... Perché stai piangendo ora? Piango di felicità! Oh, amica mia! Vi meritate tutto questo. Questo e molto altro. Meritate d'essere felici. Ciao! Ciao! Ciao, amore mio! Che freddo che fa, no?
Fa freddo, hai abbassato il riscaldamento. Lo sai che non lo tengo mai al massimo, anzi stavo per spegnerlo. Beh, ho freddo, secondo te non fa freddo? No. Ciao tesoro mio. Ciao. Ma perché sei così coperto? È perché è stato freddo. No, magari fuori, ma qui fa caldo. Stavo quasi per mettermi qualcosa di più leggero. Dimmi, come stai? Come stai? Stai bene? Bene. Tutto a posto, bene, sicura? Sì, tutto bene. Sono andata a prenotare il vestito. Sto scegliendo il catering, assaggiando menù dopo menù. Li prendo uno per uno e dico questo sì, questo no. Senti, ancora freddo. Ma sì, ho ancora freddo. Che ti prende? Non lo so. E tu invece stai bene? Stai bene? Guardami negli occhi. Che c'è? Non ti starà mica succedendo come l'anno scorso, vero? Cosa mi è successo l'anno scorso? Gli attacchi di panico. No. All'inizio sentivi freddo, poi avevi cominciato... No, non mi succede niente. No. Sì, e poi mi abbracciavi di continuo. Vai a letto, Leandro. Va a letto, ti preparo un tè. È questo freddo. Tranquillizzati adesso, non pensare Senti, poi come facciamo con il catering? Lascia stare il catering, non importa, tu dimentica. Ora sento caldo, sì, sto già meglio, molto meglio. Stai mentendo, ti conosco. Vai subito a metterti a letto che ti porto un tè. Di nuovo gli attacchi di panico. Sì, panico da matrimonio. Un classico. Poteva rovinarmi e non ha detto niente, Bruno. Ti avevo avvertito, sapevi bene che sarebbe successo. Lo so che mi avevi avvisato, ma non farmi la predica. Sono preoccupato, non so che fare. Certo che sei preoccupato, perché ora che guido ho scoperto tutto ti... Sei il peggior verme che abbia conosciuto in tutta la mia vita. Guido, tu dici così, Fermatevi! Fermatevi, basta! Ho bisogno di parlare con te. Sono occupata. Non fa niente. Ho detto che devo parlarti. Perché mi interrompi mentre sto leggendo? Perché sono stufa. Perché è troppo tempo che faccio ciò che vuoi senza avere niente in cambio. E che cosa vuoi che faccia, Antonella? Risolvi il problema di mia madre. Perché ho parlato con lei, lo sai? Hai parlato con tua madre? Sì. Per pura fortuna siamo riusciti a comunicare. E sai che mi ha detto? Ha detto che se la passa male. E io non sopporto di sentirla così. Perciò, per favore, falla tornare a casa, è chiaro? Falla tornare a casa! Cos'è questo, un ordine? Sì, sì, esatto. Diciamo che è un ordine, sì. Ah, e con che diritto tu verresti a dare ordini proprio a me? Col diritto di chissà che Leandro è il padre di Babi. Oh, che caldo. Ecco il tuo teuccio. Ciao, tesoro mio. Che ti succede? Guarda come caldo, sei sudato, papà. Caldo, non vuoi il tè? Il tè? No, sento un caldo. Il tè? No. Non lo vuoi? No, grazie. Io lo lascio qua, mamma, magari per Mamma, ha alzato troppo il riscaldamento. Non ne ho proprio idea. Come stai, tesoro? Bene, e tu, papà, come sei sudato? Sai una cosa? Mamma mi ha detto del matrimonio. Che bella notizia. Allora sei contenta? Contenta? È dir poco. Sono la persona più felice del mondo intero. Davvero, tesoro. Sì, papà, davvero. Che bella. Sì. Che caldo. È una fortuna incredibile. Non riesco ancora a credere di averti incontrato. E lo sai perché? Dimmi, tesoro. Ci sono alcune persone al mondo che vivono senza sapere chi è il loro papà. Sì, certo. Stai pensando a qualcuno in particolare o... Beh, sì, papà, devo ammettere che stavo pensando a qualcuno in particolare. Babi. Povera Babi. Mi dispiace tanto per lei. Ehi, ma volete smetterla? Fermati, Gonzalo! Non capisci che così è inutile! Bruno, vattene. Lasciaci da soli. Non pensarci neanche, non vi lascio Vattene soli. Subito! Dai, no. Su, vattene! Voglio parlare con lui da solo, vattene! Vattene. Mi dai la tua parola? Sì. Ora vattene. Vattene, dai. So già cosa vuoi dirmi. E sarebbe? Devo dire la verità a Giuse, no? Che succede? Che succede, buono, a Babi? Buono. Per che favore. Che succede a Babi? Cosa? Senti, io te lo racconto. Sì, racconta. Però che resti tra di noi è un segreto, d'accordo? Oh, sì, racconta. Mi risulta che Babi abbia una storia molto simile alla mia. Oh, davvero? Non conosce suo padre. E io so davvero molto bene che cosa significa, lo sai? Sì, certo. Certo, lo so. Papà,
Non posso. Papà, che no. cos'hai? Che, non posso, non posso. Che cos'è che non puoi? Papà, che succede? Papà, papà, stai non bene? Credo. Non ti muovere, torno subito. Mamma, 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 vieni subito. Mamma, papà sta male, vieni. Non respiro. Che succede? Perché? Papà sta di nuovo male. Non so che cosa gli succede. Non riesco. Leandro, cos'hai? Papà. Che succede? Non riesco. Toglimi tutto, non riesco a respirare. Vuoi dell'acqua? Vuoi qualcosa? No, 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 sto bene, sto bene, sto bene. Sto bene. Sì, 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 divertiti pure, Francesca. Tu puoi fingere quanto vuoi che non te ne importi, ma sai bene che quello che ho appena detto è la pura verità. Molto bene. Allora supponiamo che tu faccia girare la voce dicendola a tutti e gridandola ai quattro venti. Poi potrei arrivare io a smentirti. Secondo te a chi crederebbero? Bene, allora si tratterebbe solo di provare che... In realtà non proverei niente. L'unica cosa che farai d'ora in poi sarà tenere chiusa la bocca e fare quello che ti chiedo, cioè trasformare mia figlia in una stella. E soltanto allora, Antonella, dopo averlo fatto, potrai... forse avere ciò che desideri. Hai capito o bisogna che te lo ripeta? E per giunta è venuto a fare lo sbruffone. È venuto a provocare. E ti ha pure chiamato campione. Abbiamo dovuto tenerti. Non ma so, chi si lo crede so, di essere? È successo, per favore. È ragazzi, come mai quelle facce? Fabio ha distrutto il kart. Lo hai distrutto davvero? Eh sì. Appena ci è salito, si è schiantato. E su, è stato solo un incidente, capita. Un incidente che ci costerà un po' caro, Fabio, un bel po'. Dai, Santiago, un kart si ripara. Ci sono problemi peggiori di questo. Eh? Che vuoi dire? È successo qualcosa? No, 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 vabbè, io vado. Ci vediamo, ragazzi. Ciao. Sì, ma a che cosa si riferiva parlando di problemi ben peggiori? Non lo so, si vede che gli è successo qualcosa. Sì, ma non sappiamo cosa. Perché ultimamente Bruno è diventato molto misterioso. È vero. In realtà non immaginavo che Guido sarebbe passato di lì. Ovviamente gli interessava conoscere Martin. Sì, certo, Josie. Dite sul serio? Sì, io penso di sì. Io la penso esattamente come Sol. Forse avete ragione, ma io vi assicuro che non ci avevo proprio pensato. Va bene, comunque non importa. Adesso mi devi raccontare immediatamente che cosa ha fatto Guido, perché davvero io non riesco a immaginare. Calmati, Sol. Conoscendolo come lo conosco, si sarà certamente arrabbiato. È sicuro? Sai, è vero, anch'io pensavo che si sarebbe arrabbiato. E invece no, tutto il contrario. Si è comportato come un vero principino. Anzi, quando è andato via, ha perfino detto a Martina che era stato un piacere conoscerlo. Bugiarda. Te lo assicuro. Tutto questo è incredibile, Giusy. Secondo me, Guido ha voltato pagina con Giusy, si è rassegnato. Magari fosse così. Se devo essere sincera, andrei sull'età. Sì, e potresti iniziare la tua storia con Martin più tranquilla, no? Assolutamente. Io a Giusy non dirò niente. Sì, perché sei tanto buono da permettermi di continuare così, vero? No, non per questo. Solo per non toglierle quest'illusione. Perché io la amo e lei mi ricambia. E so che col tempo mi perdonerà e torneremo insieme. Questa faccenda che hai messo in piedi non durerà a lungo, sai? No. Lei si renderà conto che sei un poco di buono. Che sei un verme che si fa passare per un altro, per un cieco. Per poterle stare accanto, sei un codardo. Ma sta tranquillo, non le dirò niente. Mi farò da parte, Gonzalo. E spero perlomeno... Ascolta quel che dico. Spero che tu possa renderla felice. Giusy, adesso che sta andando tutto bene, secondo me dovresti tornare a far parte delle popolari. Ma stai scherzando, spero. Tornare con le popolari. Mi dispiace, è impossibile. Impossibile? Che dici, Giusy? È una sciocchezza quello che hai detto. Ragazze, per favore, non lo è affatto. In queste condizioni non posso ballare. Sì, che puoi, Giusy. Tu puoi farlo. Noi sappiamo quanta forza di volontà hai, l'energia che trasmetti a sì, tutti. Sì, però stavolta è complicato. Non è complicato, Giusy. C'è tanta gente come te che lo fa, intendo dire... Sì, gente... sì. Ti farebbe bene conoscere gente nella tua stessa situazione, Giusy, perché potresti riuscire a convincerti che volere è potere. Tu puoi farcela, Giusy. Ah, Antonella, accomodati. Come va? Come sempre. E questo significa che va bene o male?
Beh, data la situazione va male, però... Insomma, soccorro, ero venuta per parlare con Leandro. Ah, che peccato, non credo che potrai. Perché no? Beh, non sono autorizzata a rilasciare dichiarazioni, perciò vado direttamente alla fonte. Carmen! Sì? Che c'è? Sto arrivando. Ciao, Antonella, mi pareva di aver sentito parlare qualcuno. No, perché vuole parlare con Leandro. Sì. No, non credo sia possibile, perché al momento è indisposto. Ma... Come è indisposto? Che cosa? Niente, è solamente un po' di nausea, poverino. Ah, bene, bene, allora in questo caso passerò dopo. E se vuoi dire a me, dimmi tutto e io gli trasmetterò il messaggio. Cercherò di farlo il più fedelmente possibile. No, scusa, non ti devi offendere, però preferivo parlare personalmente con lui, sì. Sì, capisco, ma no, sei sicura? No, sono sicura, bene, allora grazie. Ciao. Quanto è gentile. Sì, è vero. So, forse in fin dei conti dovrei dirle che sono sua zia. No, potrebbe avere bisogno di me. La vedo così triste. E tu che dici? Le parlo o non le parlo? Credo che a un certo punto dovrai dirglielo. Sì. Tanto se ne accorgerà. Sei uguale a Bianca. Sì. Devi fartene una ragione, soccorro, ormai. Però, scusa, ora non ho la testa per queste cose. Scusami tanto, sono preoccupata per Leandro. Sì, certo, devo certo. Devo curarmi di lui, capisci? Sì, certo. Sì, vada lui. Sto pensando che... Non so... Ti stavamo aspettando? Sì, scusate ragazze, che ho avuto qualche guaio e sono un po' triste. Che ti è successo? A me niente, è mio padre che non sta troppo bene. Perché? Che cos'ha? Che gli succede? Non so, credo sia preoccupato. Proprio adesso che lui e mia madre stavano per sposarsi. Che cosa fanno? Sì, è per questo che sono triste. Perché credo che a mio padre siano tornati gli attacchi di panico, purtroppo. Dai, Patty, è grande. Vedrai che saprà risolvere i problemi da sola. Per scordarti dei tuoi guai, perché non canti un po'? Sì, è vero, cantando passa tutto. È che... Ragazze, scusate, ma non sono in vena di cantare una canzone troppo allegra. Non lo so. Ma se volete vi canto una delle mie canzoni preferite. Spiacente, io devo andare. Dimenticavo che devo fare una commissione per mia madre. Ciao. Ciao. Ci vediamo. Allora, volete che canti? Sì, canta. Sì, dai. Coraggio. Dai. Va bene, andiamo. Ecco! Ecco un bel pranzetto per il mio malato. Grazie. È talmente buono che se non lo mangi tu, me lo mangio io. Ma dai, scherzi, sta tranquillo. No, non voglio niente di tutto questo. È come se... Non mi entra, capisci? Quando mi tocco il petto è come se avessi un senso d'oppressione, ecco. E un bacio potrebbe esserti utile? Sì. Sì? Sì. Senti meglio? Sei meno oppresso? No, non del tutto, ma quasi. Sicuro? Mi sentivo quasi meglio, però io... Ho fatto preoccupare Patty, poverina. Era tanto felice per il matrimonio. E io invece... Che ti succede ora? Che ti prende? Hai saputo qualcosa? Ti hanno detto qualcosa? Di cosa? Sai qualcosa? Non lo so, è successo qualcosa? Dimmelo, dimmelo per favore, dimmelo. Niente, dimmelo. È venuta Antonella. Antonella, voleva parlare con te, le ho detto che stavi male. Lei ha fatto la misteriosa e è andata via. Però è andata via. Non sono più quella di prima che ti faceva sempre mille domande. No, mi preoccupo, non penso al peggio solo perché voleva parlare unicamente con te. Certo. Ma è piccola e non sa che tra noi non ci sono segreti di nessun tipo, vero? Perché noi due, che ti prende? Che caldo! Che fai? Caldo che fa? Aiuto a togliere la giacca. È alto, probabilmente l'hai alzato troppo. L'ho abbassato perché ti sei lamentato. No, però guarda. L'ho abbassato guarda perché prima mi hai detto, mi hai detto di avere freddo, poi vieni, di avere caldo. Mi vedrai che mi passa. Sì, vieni. Come mi vedi? E ora non bene, ma l'importante è che passi tutto. Ti senti meglio? Beh, ora chiama Antonella perché se vuole parlarmi. Ora sei preoccupato per Antonella? No, preoccupato no, però sai una cosa. Ma adesso hai di nuovo freddo? Un pochino, sai, se vuole parlarmi è tanto sola. Insomma, dille che se vuole parlarmi, per favore venga qua, quando lei vuole. Sì. Mi sento già meglio. Sì. No, crei che iba a innamorarmi così. Tenerte entre mis brazos es como tocar el cielo. Otra manera
brazos es como tocar el cielo para mí. Descubrí otra manera de sentir y todo es diferente desde que te conocí. Cuando pienso en ti, me muero de amor. Se encienden las luces de mi corazón. Cuando pienso en ti, me muero de amor. Y si tengo el cielo te doy. Ciao amore. Devo parlarti, è urgente. Ai, ora sono occupata, Babi. Non vedi che sto sistemando okay, il salotto? Ok, poi non dire che non ti ho riferito che cosa succede a Leandro. Babi, vieni qua. Vieni qua. Siediti sul divano. Su, racconta. Tu sei sicura che viene? Te l'ha garantito? Sol, stai tranquilla. Ti ho già detto 50 volte che è tutto a posto. E credi che funzionerà? Sì, Sol. Ciao ragazze, come va? Ciao. Stiamo organizzando una sorpresa per Josie. Ah sì? Di che si tratta? Ah, non possiamo dirti niente, perché se ti diciamo che cos'è, non sarebbe più una sorpresa, o no? Sì, l'unica cosa che possiamo dirti è che se questo piano funzionerà, Josie presto farà parte di nuovo delle popolari. Leandro è malato. È malato? Sì, a quel che dice Patty, soffre di attacchi di panico. Sì, va bene, pensavo sono solo attacchi di panico. Al posto suo anch'io avrei svariati attacchi di panico. Perché? Eh? No, no, dicevo così, perché la vita, sai com'è la vita, tesoro. Tu adesso aspetta qui, Antonella. Mi ha promesso che ti farà provare i passi delle canzoni. L'hai affascinata. Io vado. Dove vai? Ho da fare. Devo andare. Ciao, amore. Ciao, mamma. Mamma, anche tu hai l'impressione che a papà siano tornati gli attacchi di panico come l'altra volta? Credo proprio di sì. Certo, io non sono un medico, ma questo è sicuramente un attacco di panico. Lo sento, è così. No, e questo potrebbe far rimandare il vostro matrimonio, non credi? Ma no, 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 tra poco starà bene e ci sposeremo senza nessun altro inconveniente. Che bello, mamma, che sollievo sentirtelo dire. Sì, sì, certo. Sai che è venuta Antonella? Voleva parlare con papà. Le ho detto che non si sentiva bene e che poteva dire a me, ma lei non mi ha voluto dire niente. E tu lo hai detto a papà? Sì, gliel'ho detto. E neppure lui ha parlato. Mi ha detto soltanto che voleva vedere Antonella. Visto? Io ti avevo detto di averli visti parlare l'altro giorno a scuola. Non lo so, che papà la stava consolando. Sì. Vedi, mamma? Te l'avevo detto. Io pensavo che fosse per via di Bianca e del problema che ha, ma ora che ho visto Antonella e tuo padre, credo che tu avessi ragione a sospettare. Mamma? C'è dell'altro. Sì, qui c'è dell'altro. Comunque avverti Antonella che tuo padre vuole vederla. Dici sul serio? Certamente, così scopriremo che cosa sta succedendo. Va bene, d'accordo. Da dove vieni? Che te ne importa? Mi importa perché ti sto aspettando da un bel po'. E dobbiamo provare. Ah, sì. Ah, bene, però sono stanca. Vado a riposare un po' e se mi viene voglia poi magari vengo. Ah, sai una cosa? Stavo pensando. Pensavi? Sì, per tua sfortuna penso, e anche molto. Stavo pensando che io non so molto di te, ma che invece tu sai molto di me. E che cosa vuoi sapere? Non so, so che ti chiami Babi, ma per esempio non so se hai un padre. Se non ce l'hai, anzi, lo sai chi è tuo padre? No, non so chi sia mio padre. Ah, non lo sai? No, mia madre non me l'ha mai detto. E non ti sembra di aver raggiunto l'età giusta per sapere chi è tuo padre? Sai una cosa?
Tu ti occupi delle coreografie e io mi occupo della mia vita, sì? Bene, d'accordo. Mi faccio i fatti miei, vado. Vieni qua, carina. La tua ricreazione è finita. Dobbiamo provare. Iniziamo, forza. Ehi, Gonzalo, che ti è successo? Hai sbattuto la faccia contro un palo. Guarda, che spiritoso. Hai litigato con qualcuno? Sì. Mi volevano rubare la bicicletta, ma io mi sono difeso. E le ha prese anche il ladro o soltanto tu? Sì, anche lui. Vado a cambiare questo. Tutto questo mi sembra strano. Molto strano. Sì, anche a me, ragazzi. E in quei segni mi è sembrato di riconoscere l'impronta di Guido. Posso parlarti un attimo? Sì, per favore, anche perché è dalla farmacia che mi sta seguendo. Sì, mi spiace, scusa, dovevo fermarti prima. Sì. Tu presti servizio in casa di Leandro, sì, no? Sì, perché? No, è che ti ho vista uscire dalla farmacia e ho pensato che qualcuno stesse male. Sì, esatto, il signor Leandro sta male, ma lei cos'è, dell'FBI per fare tante domande? No, non sono dell'FBI e comunque abbassa il tono con me, servetta. A chi, servetta? Io sono babysitter e se vuole sapere altro chieda al diretto interessato, chiaro? Non ho bisogno di chiedere, so benissimo che cos'ha Leandro. Ah sì? E cos'ha Leandro? Leandro soffre di attacchi di panico. E se lo sa, perché l'ha chiesto? Per niente, per conferma semplicemente. So molte cose di Leandro che non ti dirò di certo. E soprattutto so perché ha degli attacchi di panico. Ah sì? E perché ha degli attacchi di panico? Sei forse dell'FBI? Questo non te lo dico, babysitter. Ciao ciao. Antonella, aspetta. Che vuoi? Mio padre vuole vederti. Bene, molto bene. Io andrò da lui quando posso, grazie. Aspetta. Posso chiederti una cosa? Sì, che cosa? Ultimamente, tu e mio padre vi vedete molto, parlate, vi raccontate delle cose. Vi ho anche visti a scuola l'altro giorno. Puoi dirmi se c'è qualche segreto tra voi due, eh? Patti, ascolta. Tuo padre è tuo padre, so che è tuo padre, però tu devi capire che noi due ci conosciamo da molto tempo e abbiamo molte cose in comune, non c'è niente di speciale. E a quali cose ti riferisci, scusa? Senti, Patti, io non ti dirò altro, perché queste sono cose private tra Leandro e me, è chiaro? Ciao! Però... Giusy, amore mio. Chicas atrevidas. Ciao, Babi! Verdaderas divas. Ehi là! Ciao! Ciao, sono io, Patti! Mi hai vista? Ciao, Patti!
Patty. Ciao, come stai? Meno male che ti ho incontrata perché devo chiederti una cosa. Dimmi tutto. Tu sai che cos'è Antonella? Eravamo d'accordo che se avessi saputo qualcosa me l'avresti raccontato. Ah, sì, certo, stai parlando di sua madre, giusto? Ah, ecco, non mi riferivo a quello. È venuta da me per parlare con mio padre. Le ho chiesto perché voleva parlare con lui, ma non ha voluto dirmelo. Ah, davvero? Io non ne ho proprio idea. Ma indagherò e se scoprirò qualcosa ti avviso. Va bene, ciao. Sì. Sì. Sì, chi è? È permesso? Vieni, Antonella, entra. Leandro! Patty ha detto che volevi vedermi. Sì, vieni, non preoccuparti, vieni, avanti, siediti. Che succede? Volevi vedermi, no? No, però, Leandro... Che? So che stai male, ora come va? È passato? Io sto bene, ho solo freddo, nient'altro. Vuoi parlarmi? Devi dirmi qualcosa, sai qualcosa? Cosa no. Sai? Sai qualcosa? No, volevo solo domandarti una cosa. Volevo chiederti... Che devi chiedere? Io volevo sapere se avevi scritto la musica... Che? La musica per la mia canzone, se avevi avuto tempo. Ah, era questo? Sì, cos'altro doveva essere? Ah, chiaro, era questo? Sì. Sì, no, perché con... Con tutto questo... Con questo freddo non ho potuto... Ma Carmen ha ragione. A che proposito? Beh, mi sento come l'anno passato, proprio uguale. Ho degli attacchi di panico, sai? Oh, sì, sul serio, attacchi di panico? Ecco perché stai così. Ma ora stai bene? Sì. Posso fare qualcosa? Posso aiutarti? No? No. Beh, dimmi di te, tutto bene? Dovevi dirmi soltanto questo, non c'è altro, sicura? No. Beh, sei sicura? A me puoi dirlo. Sì, non c'è altro. Sicura? Era solo questo. Sembri così sola. No, sto bene. Bene, non volevo altro e non voglio infastidirti. Ma quale fastidio? Che stai dicendo? Quando avrei tempo, per favore scrivi la musica per la mia canzone. Sì, certo. Bene, allora cerca di rimetterti. Va bene. E per qualunque cosa puoi sempre contare su di me. Sì. Che c'è? Hai paura? Pensi che io sia contagioso? No, devo andare, veramente. Quando starai meglio avvisami. Sì. Ciao, Leandro. Meno male che era questo. Meno male. Antonella, non andartene, per favore. Adesso devi dirmi che cosa hai detto a mio padre. Stop, Stop. Perché non ti dirò proprio niente. Perché ho parlato con tuo padre di cose che sono tra lui e me. Lo capisco, ma il problema è che mio padre sta male. Voglio sapere se in qualche modo c'entri anche tu. Ma assolutamente no. Per favore, Antonella, tu sai qualcosa. Ho bisogno di capire, te lo chiedo per favore. Dimmi che cosa succede. Va bene. No, lasciami in pace, Patty la piagnona, perché io non ho voglia di parlare. Ciao. Che cosa vuol dire che ti sembra che tutti ti facciano domande strane? Vuol dire che, tanto per cominciare, ho appena incontrato Patty per strada e mi ha chiesto se so che succede ad Antonella. Perché pare che Antonella sia andata a parlare con Leandro senza dirle il perché. Ferma. Antonella è andata a parlare con Leandro? Sì, e ha parlato anche con me. Mi ha fatto qualche domanda. Come è venuta a parlare con te? Che tipo di domande, Babi? Non lo so, ma... Babi, non fare così. Ti ho detto di spiegarmi che tipo di domande ti ha fatto. Beh, mi ha chiesto chi è mio padre. Mamma! Giusy, mi raccomando, domani non fare i progetti perché c'è una bella sorpresa per te. Che sorpresa? Ah, questo non possiamo dirtelo, è una sorpresa. Ma certo, che domanda sciocca ho fatto. Sì. Però non potete prima incuriosirmi e poi non darmi indizi. D'accordo, va bene. L'unica cosa che ti possiamo dire è che incontrerai una persona carinissima. Che per giunta ti sarà molto d'aiuto. Non potete lasciarmi così sulle spine. Davvero? Come dormirò stanotte? Giusy. Sì, dimmi. Ho trovato... questo biglietto sotto la porta è per te. Per me? E non sai di chi è? No, niente emittente. C'è scritto solo per Giusy. Puoi aprirlo e leggermelo, per favore? Sì, certo. Ecco. Te l'avevo detto!
Ti avevo detto di non parlare, di tenere la bocca chiusa. Perché non l'hai fatto? Sai perché ho parlato? Perché? Perché sono stanca, proprio stanca di tutto. E sai una cosa? Ora la finiamo qui. Antonella! Antonella, torna qua! Giusy, tesoro mio, questa è la lettera più difficile che abbia scritto in vita mia. È la mia lettera di addio. Mi hai reso la persona più felice del mondo. E io ti ho causato solo danni. Ti ho tolto la possibilità di vedere. Se potessi, ti darei i miei occhi, però non posso. L'unica cosa che posso fare è scomparire dalla tua vita. E sperare che tutto questo dolore che ti ho causato si trasformi in felicità. Ti amerò per sempre, ma non riuscirò mai a perdonarmi quello che ti ho fatto. E credo nemmeno tu. Addio, Guido. Non è possibile. Devo andare. E poi mi ha detto che sapeva che era Leandro a stare male e sapeva anche degli attacchi. Sapeva anche di quelli? Sì, ma soprattutto sapeva perché ha avuto un attacco. Ti ha detto che lo sapeva? Sì. Ah, bene. Ah. Ah. Perciò l'attacco di panico non c'entra col matrimonio. Né per qualcosa che è successo con me. È per qualcosa che è successo con lei. Soccorro, che cosa sa questa donna che io non so? Allora, com'era? Vai, vai. È bello, no? La melodia non è male. Possiamo provare anche un altro arrangiamento. Guido, Guido, dove sta Guido? Dove sta? Non è qui. Chi lo sa? Che succede? Calmati, non ha lasciato la lettera d'addio a mia sorella ed è sparito. Magari gli è successo qualcosa. Di certo non è tornato a casa, il suo borsone è qui. No, no, quello è mio. Ah, è tuo quello? Ah. Dove sarà finito? Chissà dove è finito. Perché non entriamo in casa? Potremmo parlare lì. Beh, perché quello che devo dirti non deve sentirlo nessuno. Perché? Che cosa devi dirmi? Prima mi hai detto che volevi sapere a tutti i costi di cosa ho parlato con tuo padre. Sì. Bene, in realtà dovevo dirgli una cosa, però alla fine non ce l'ho fatta. E che cosa dovevi dire a mio padre? Per favore, Patty, non pensare che lo faccio per cattiveria. Però la verità è che io penso che la cosa migliore sia che tu lo sappia. Dai, allora dimmi, di che si tratta? Per favore, Antonella, dimmi, così mi spaventi. Sai che mi impressiono facilmente, che sono sensibile. Che succede? Bene, quello che volevo dirti è che... È che Leandro è il papà di Babi. Oh!